Allora, eccoci in questa ultima parte di Nero su Bianco che, come vi abbiamo anticipato, abbiamo deciso di dedicare, insomma, a questa festa della Repubblica davvero importante, singolare per questo gruppo di aretini. Allora, andiamo subito a presentare gli ospiti in studio, ovviamente Piero Franchini e Davide Faltoni sempre con noi. Giuseppe Marconi, Sera. benvenuto. Cristiano Romani di nuovo in questo Buonasera. caso, però, Un'altra per veste, parlare di un'altra veste. Amatrice. E Gianluca Drago, presidente dell'associazione Equo. Buonasera a tutti. Allora, questo 2 giugno è stato un 2 giugno davvero molto, molto particolare. Insomma, questa iniziativa che ha voluto la tua associazione, Cristiano, e che ha coinvolto tantissime realtà del nostro territorio. Le lascio elencare a te, così evito di dimenticare qualcuno. Insomma, avete, come dire, dato forza a queste popolazioni terremotate e avete però, insomma, trascorso una giornata molto, molto particolare. No, è stata una bellissima giornata. Cultura Nazionale aveva già fatto altri eventi per Amatrice, l'aveva fatti a dicembre qui al Minerva, facendo venire Sergio Pirozzi, consegnandogli anche dei soldi da parte di tutte le associazioni del territorio aretino, quasi 30.000 euro quella sera furono raccolti. È stata fatta a Chiusi della Verna al Corsalone con il comune di Chiusi della Verna, in quel caso fatta una cena con 400 persone, raccolte oltre 7.000 euro e più la cittadinanza onoraria e il gemellaggio tra Chiusi della Verna ed Amatrice. E poi abbiamo, come dire, continuato questo percorso, non l'avevamo promesso, abbiamo continuato questo percorso con Amatrice, facendo qualcosa in più in una data simbolica. Il 2 giugno, festa della Repubblica, abbiamo deciso che dovevamo fare qualcosa in più e siamo andati giù ad Amatrice a portare 1 ora, 2 ore, 3 ore di serenità e di divertimento e di buon cibo a quelle persone colpite. Devo dire che questo evento non si sarebbe potuto tenere se non ci fosse stato il coinvolgimento di tante, tantissime associazioni del territorio, dei prodotti aretini, delle associazioni aretine che in maniera del tutto gratuita e accollandosi le spese, accollandosi l'onere anche di venire giù, perché hanno lavorato con noi oltre 50 persone, forse Gianluca ci potrà essere più preciso, hanno speso, tra virgolette, una giornata per dare, come dire, sollievo a quasi 500 persone che sono venute sotto quel capannone, che tra l'altro verrà dismesso perché era il capannone dove andavano a mangiare 100-120 persone al giorno della protezione civile, verrà smantellato. Ecco, quello era l'ultimo giorno di quel capannone, noi l'abbiamo, come dire, reso vivo con i prodotti aretini, con Arezzo, con un'apparecchiatura degna di un grandissimo ristorante di lusso, con cibo prelibato di lusso, cucinato dai cuochi, con i prodotti dell'aretino. Quindi Arezzo si è trasferita alla Amatrice. Questo credo che sia uno dei più belli eventi che ha organizzato Cultura Nazionale, quello che io e Sonia ci ha emozionato di più, perché crediamo che si può fare cultura in tanti modi, si può presentare il libro, ne abbiamo presentati tantissimi, ma si può fare anche qualcosa in più e rappresenta la cultura anche quello gesto di solidarietà e di aiuto verso alcuni italiani che sono in difficoltà. Ecco, Amatrice lo abbiamo visto, come del resto anche gli altri comuni, c'è persino un sindaco che si è dimesso, insomma, portano davvero ancora grandissimi segni, insomma, di quello che è accaduto ormai quasi, quasi un anno fa. Però, come abbiamo scritto anche noi nel nostro articolo, c'è comunque tanta voglia di ricominciare. Ecco, questa voglia di ricominciare sicuramente, insomma, in quella giornata ha avuto una spinta, diciamo, aretina, così possiamo dire, no? Ecco, Gianluca, quante persone hanno dato una mano della vostra associazione, poi ricordiamo anche l'associazione Sommelier, Coldiretti, Banda Piccoli Chef, insomma, poi li elenchiamo tutti così evitiamo di Sì, perché è giusto dimenticare farlo. qualcuno, perché è giusto, insomma, ricordarli. Prego. Come ha detto Cristiano, in quella giornata noi siamo scesi, eravamo quasi una cinquantina di persone, tra sommelier, tra cuochi, tra dipendenti di Coldiretti, tra i nostri amici che sono venuti giù, chi a suonare, chi a fare le riprese. Per cui eravamo un bel gruppo di persone che siamo andati giù per cercare di fare un qualcosa, per cercare di fare in modo che per quelle 2 ore, 3 ore che sono state lì con noi, queste persone passassero la giornata in un modo diverso. Era una giornata simbolo. Io vorrei fare un cappello dicendo che in quel campo lì la Federazione Italiana Cuochi è dal 24 di agosto dell'anno scorso che era presente con i cuochi, per cui già la sera del terremoto loro erano lì
in quel campo a operare, e per un mese la Federazione Italiana Cuochi è stata autosufficiente. Con il loro sponsor, loro il primo mese non hanno dovuto sopportare niente, hanno tutto fatto in autonomia. Per cui, avendolo chiuso noi, è stato ancora un pochino più carino per noi, nel senso ci è piaciuto ancora di più poterla chiudere quel campo, perché da quel giorno lì il campo non era più in gestione dalla federazione, ma passava sotto la protezione civile. È stato un bel evento, ci siamo noi anche passato una giornata goliardica tutti insieme, ci siamo anche un po' divertiti, lavorato, siamo stancati perché siamo partiti la mattina alle 4. Poi 500 persone, due turni avete fatto? Perché... Abbiamo fatto due turni anche perché non ce l'aspettavamo, ma l'affluenza è stata maggiore di quello che ci si aspettava. Noi siamo aspettati 250-300, poi sono arrivati di più, per fortuna che le scorte alimentari ne avevamo portate in maggioranza con l'intento di lasciarle lì per la protezione civile. L'abbiamo dovute consumare, ma è stato bello anche poterle consumare in quella giornata lì. Abbiamo fatto un bel menù, siamo partiti con degli antipasti, facendo assaggiare dei prodotti classici del territorio aretino, dai salumi, dai formaggi. I prodotti sono stati raccolti per la maggior parte dai Coldiretti, dagli associati di Coldiretti con la campagna amica. Per cui, dicevo, antipasti, abbiamo fatto due tipi di primi, abbiamo fatto un piccio di grano Verna con un ragù di grigio e dello zafferano, abbiamo fatto un raviolo con del burro nocciolato e delle erbette spontanee, abbiamo dato un secondo che era il peposo con uno sformatino di patata e asparagi. Il peposo, volevo ricordarlo, è stato omaggiato e cucinato dall'Associazione Macellai Aretini, e infine abbiamo dato un dolce. Ma la cosa più bella lì, oltre che il pranzo, è stata il calore delle persone, sì, perché le persone in quelle situazioni che si trovavano hanno dato più conforto loro a noi che quello che noi potevamo dare a loro. Sono stati forse più vicino loro a noi che quello che siamo riusciti a dare a loro, e vedere le persone che ci venivano a ringraziare, che ci venivano a salutare, che ci volevano conoscere in prima persona, è stata una cosa bellissima e ci ha toccato molto. Questa cosa qui sì, ci ha toccato, e vedere ancora che poi tante cose non erano state fatte, che la distruzione era rimasta come tanto tempo fa, è ancora peggio. Questo è forse stata la parte più amara, insomma, di questa certo. Giornata. Lei ha fatto doppio turno anche del canto? Visto sì, che hanno fatto doppio turno del... Sì, abbiamo fatto doppio turno del canto, ecco. Abbiamo portato un paio d'ore d'allegria, perché era il nostro scopo questo, di portare un po' d'allegria, di spensieratezza in una situazione che veramente credo veramente pesante, veramente triste. Io sono stato al mattino, prima di andare al tendone, a vedere un attimo da fuori, e ho trovato anche il sindaco che era lì fermo in una jeep che guardava la desolazione, e è rimasto tuttora la desolazione. In effetti ancora non si è mosso niente, perché purtroppo in Italia la burocrazia è questa, e prima di poter ripartire ci vorrà del tempo. Speriamo che riescano, però guarda che il problema è... Ti rendi conto che è veramente un disastro. Alla Matrice, noi siamo stati soltanto lì, io almeno sono stato soltanto lì, ma dintorni si dice che sia altrettanto, è veramente un grosso problema. Lì ci vorranno anni e anni e anni per la ricostruzione. Ecco. E purtroppo ancora la macchina sta ritardando, perché le cassette sono state consegnate soltanto in piccola parte, e altre sono in costruzione, però ancora ci vuole del tempo, quindi la gente è anche un po' arrabbiata. Vediamo un po'. Speriamo che i problemi si risolvano e si possa dare un degno... Una prosecuzione di vita, esatto, insomma, la meno traumatica possibile, in modo tale che ritorni un po' alla vita. Mi ha colpito quello che mi ha detto l'amico Piero, che in quel caso era lì anche come camera ufficiale, fotografo, insomma, non so come definirti, oltre che ovviamente partecipante a questa iniziativa. Che diceva, guarda, ci hanno fatto arrivare fino a un certo punto, poi però basta, perché hanno detto basta, proprio con queste foto, con queste immagini, con questa morbosità, come la vogliamo chiamare, nei confronti del nostro dramma, insomma, no? Ecco. Chiamiamola così. Sì, infatti, ecco, diciamo che le immagini appunto sono state quelle, io per me sono le immagini che mi hanno colpito di più di quelle che ho fatto in tutta la vita, perché onestamente, vedendo quello che abbiamo visto in TV tante volte, che erano immagini anche quelle, però non ti rendi conto finché non le vedi personalmente, ecco, sembra così, ecco, lì quando le vivi in quel modo
come l'ho vissuta io quei pochi minuti che siamo stati lì, ecco appunto, ecco, ti lasciano proprio un segno, e io questo segno mi rimarrà. Non so perché, ma mentre mangiavamo e praticamente eravamo abbastanza in allegria, però io mi sono asciugato gli occhi da sé, mi veniva così da sé, perché quella la mattina lì insieme a Beppe appunto. Non era per la macchina, perché io vedo bene. No, per come cantava, secondo me era per come cantava. Io, guarda. No, quello ho fatto un pianto alla fine. Esatto. Perché quello ho fatto un pianto alla fine mentre si tornava a casa. Vabbè, però ecco, dicevo che appunto, e devo appunto dire che una cosa come era stata organizzata, e devo dare atto e devo dire veramente bravi a tutti quelli che erano impegnati, appunto, che vorrei che fossero ricordati, perché io credo che delle cose così se ne fanno veramente poche, e questo vuol dire proprio che sia stato un'eccellenza. Insomma, il marchio di Arezzo ha fatto la differenza, insomma. No, ma quello era il nostro intento, era il nostro spirito, e voglio ringraziare tutti, e se mi permetti voglio ricordare, sì, anche chi ha collaborato fattivamente alla realizzazione di questo grande, certo, evento, che è Col Diretti Arezzo, Campagna Amica, Banda di Piccoli Chef, Macelleria in Vetrina, Plato Pasta, Beppe Marco, Strada del Vino, Terre di Arezzo, Associazioni Cuochi Arezzo, Associazione Italiana Sommeliere e Radio F, che è il nostro partner, e poi tutte le aziende che hanno, come dire, dato i loro prodotti in maniera gratuita per poter fare questo tipo di evento. Noi, come dire, non ci fermeremo qua, perché credo che continuano ad avere bisogno, soprattutto abbiano bisogno del nostro calore. Noi organizzeremo altri eventi, altri sponsor. Voglio ringraziare anche il Mario Rossi, il direttore della Coldiretti di Arezzo, che insieme a Gianluca fin da subito ha dato la sua disponibilità per fare questo tipo di evento, ed è stato, come dire, qualcuno a Arezzo ha anche detto: ma come fate, no? Ma chi ci avete dietro? Noi non abbiamo nessuno dietro, non abbiamo grandi partecipate comunali o provinciali che ci foraggiano, noi abbiamo soltanto, come dire, la nostra volontà, il nostro impegno, il nostro ingegno, la nostra voglia di portare cultura in giro per l'Italia. Questo credo che ci stia riuscendo bene. Ti do una chicca, se sì, così si può. Aspetta, fare un attimo che avverto la regia, sì, se mi toglie un attimo queste immagini, grazie. Prego. Ti do una chicca che riguarda sempre la cultura, quindi cultura nazionale: il 23 di giugno viene ad Arezzo Gianluigi Paragone a presentare il libro sul Gang Bank, quindi un altro grande personaggio che viene ad Arezzo, al giardino interno della locanda di San Pierpiccolo, e verrà a presentare il suo ultimo libro. Quindi noi non ci fermiamo, continuiamo a fare cultura, lo facciamo frugandoci in tasca. Ma che cosa si è ispirato con questo? Mica la nostra banca, no? No, leggermente, no. Diciamo. Diciamo che noi e Siena, diciamo che hanno fatto il pieno per questo libro. Quindi, comunque, continuiamo a essere protagonisti, e noi continueremo a essere protagonisti non solo presentando libri, ma facendo anche altre cose che possono sensibilizzare. Per esempio, l'evento che abbiamo organizzato a Foiano del Pesciolino Rosso, di quella tragica storia di quel ragazzo che è morto dopo aver ingerito l'LSD per la prima volta, credo che ha avuto quasi 200 alunni dell'Istituto Comprensivo Marcelli, e quelli sono segnali che noi diamo di cultura, che non è solo presentazione del libro, ma anche, come dire, far capire delle cose che sono successe, e soprattutto anche trasmettere emozioni, ecco, emozioni diverse, ma sempre emozioni. Questo noi continueremo a fare. Allora, David, ti ho sentito più serio in questa seconda parte della trasmissione. Sono tante, devo dire, le iniziative che sono state fatte, insomma, nei confronti di queste popolazioni, anche il mezzo agricolo, se non sbaglio, Piero, che è stato donato in occasione, sì, di Arezzo Motori, a Ussita in quel caso, sì, o a Visso, non ricordo, uno dei due. Ussita, Ussita. Ecco. Però, insomma, comunque vedere ancora, insomma, che ad Amatrice, come del resto negli altri comuni, ecco, la situazione è quella che è. Qui bisogna dire sempre la solita cosa: la politica è la politica, insomma, non queste risposte benedette non le dà, c'è poco da fare. Ma non solo la politica, scusa Greta, ma anche la burocrazia. Anche la burocrazia. Soprattutto la burocrazia. Sì, può essere, sì, può essere. Ma non era per buttarla in polemica per forza, però, insomma. Purtroppo il nostro paese è... La storia delle aree terremotate
a Messina il terremoto dei primi del secolo scorso, ancora ci sono le zone da ricostruire, quindi insomma non è che sarà una novità. E l'amara realtà, poi quando la gente non ha il senso dello Stato in questo paese, credo questa sia una delle risposte, cioè che sia la burocrazia, che sia la politica, chi sia, ma insomma se non siamo in grado prima di prevenirle queste cose, sì. Perché non ci dimentichiamo abbiamo parlato tanto che si continua a non volere investire nella sicurezza, soprattutto nella messa in sicurezza del nostro patrimonio immobiliare, che non è assolutamente a resistenza sismica, quindi non preveniamo e nemmeno quando c'è bisogno curiamo. Purtroppo è un momento molto difficile per il nostro paese, ben vengano iniziative come quelle che abbiamo visto e speriamo che non ci tocchi né il terremoto e soprattutto che nemmeno che ci ammaliamo, così sicuramente tanto per concludere questa puntata, perché sì. La speranza credo che sia per tutti questa di non ci si trovare in queste situazioni. Allora, una sola battuta, Greta, sì. Perché parlando occasionalmente col sindaco Pelozzi davanti alle miscerie lì di Amatrice e ci ha ringraziato per quello che facevamo. Io gli ho detto, sindaco, è niente quello che facciamo rispetto ai bisogni che sono in questa città. E lui posso chiedere un ricordo personale, ma tu lo conoscevi per l'esperienza? Assolutamente no. Oh, ok. Io l'ho conosciuto fermo in jeep davanti un quarto d'ora davanti alle macerie in silenzio. Era. Quindi sicuramente aveva un po' di mal di stomaco come l'avevo io a guardare quella situazione. E lui mi ha detto, dice queste piccole cose non sapete il bene che fanno alla città e a noi in questa situazione. Quindi invito comunque tutti, effettivamente, quelli che possono fare a dare qualcosa perché effettivamente ci hanno bisogno anche di solidarietà, anche di vicinanza. Di presenza, insomma, proprio in questi territori. Allora, grazie mille ai nostri ospiti, grazie a Gianluca Drago, Associazione Cuochi, Cristiano Romani, Giuseppe Marconi, Piero Franchini, Davide Faltoni. Buonasera a tutti. Ci vediamo come sempre la prossima settimana. Io chiedo sempre le ferie, ma non me le danno. Niente. Tutto il mese. Tu già detto che SS va in ferie. Tu ci hai detto tre volte. La trasmissione c'è, ma lascio solo. Va in ferie tre giorni. Ecco. Tre giorni. Quindi. Il quarto già sarà subissato e di telefonato. Ecco, quindi niente ferie, manco per Marco. Va bene, noi si scherza, ma insomma un po' di dietro le quinte. Grazie ai nostri telespettatori, alla prossima settimana. Arrivederci.